Devo dirvi la verità, io non sono un buon frequentatore di concerti. Qualche volta però faccio un'eccezione, come è accaduto per esempio lo scorso anno nel caso del concerto di Ed Sheeran allo stadio San Siro a Milano, e ne è valsa davvero la pena. Per questa ragione, volendo scegliere un brano da accompagnare di cui farvi il tutorial e del quale farvi anche la base, ho scelto proprio un brano di Ed Sheeran e nello specifico ho scelto Perfect. Bentornati sul mio canale a un nuovo video del corso di pianoforte moderno. Vi ricordo che continua la caccia ai 1000 iscritti, per questo vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli aggiornamenti. Cominciamo con il tutorial. Per realizzare un tutorial efficace con le conoscenze che abbiamo acquisito finora, ho dovuto realizzare una trascrizione del brano un pochino semplificata. Lo dico da subito, a scanso di equivoci, nel brano originale ci sono alcuni accordi particolari che non abbiamo ancora affrontato, per esempio gli accordi di settima o gli accordi sus, ma il brano può essere realizzato con facilità anche con la versione appunto semplificata. Sono stato invece assolutamente purista dal punto di vista della tonalità. Non sono un fanatico del transpose, io credo che i brani vadano suonati nella loro tonalità originale, a meno che non ci siano esigenze particolari, per esempio un cantante da accompagnare o la propria voce da accompagnare, per la quale si richiede uno spostamento di tonalità, magari per un problema relativo all'estensione. Siccome qui stiamo per accompagnare un brano, quindi per suonare la parte pianistica di accompagnamento su una base, ho mantenuto la tonalità originale. Il brano è nella tonalità di La bemolle maggiore, quindi questo ci costringe a utilizzare accordi un pochino più desueti, ma sicuramente ci farà bene impararli e metterli nelle mani, come si dice in gergo. Inoltre vi ho realizzato una base apposita. L'ho fatto per due ragioni. In primo luogo, YouTube è molto restrittivo per quello che riguarda l'utilizzo di contenuti protetti da copyright e io voglio essere assolutamente trasparente e regolarissimo sul mio canale, quindi non inserire clip derivanti da altri video dei quali non detengo i diritti. In secondo luogo, la base che vi ho fatto è un pochino rallentata, quindi questo vi consente di esercitarvi a una velocità leggermente inferiore rispetto a quella del brano originale. Quando poi avrete acquisito le competenze necessarie per suonarlo a una velocità maggiore, potrete agevolmente suonare sul videoclip del brano stesso, quindi utilizzare il videoclip del brano come base per sovrapporre il vostro pianoforte. Per realizzare la base ho utilizzato Logic, che è uno straordinario software multitraccia. Ho utilizzato il Virtual Drummer inserito all'interno dell'applicazione, quindi una feature che fa parte nativamente dell'applicazione, e inoltre ho utilizzato delle chitarre virtuali, ovviamente anche il basso è un virtual instrument, mentre il pianoforte che vi sovrapporrò a fine clip sarà effettivamente suonato da me. Come detto poco fa, ho dovuto realizzare una base un pochino leggermente facilitata per ovviare al fatto che alcuni aspetti teorico-pratici non li abbiamo ancora affrontati. Ciò non toglie che già questa versione di Perfect introduce alcuni elementi che non abbiamo ancora visto nel corso. In primo luogo, verso la fine, troverete un accordo che viene detto accordo con il basso diverso. Che cosa vuol dire? Troverete l'indicazione dell'accordo di Mi bemolle, accanto al quale ci sarà una slash seguita dall'indicazione Sol. Che cosa vuol dire? Questo è un elemento teorico che dobbiamo tenere presente per tutte le volte che ci troviamo di fronte alle situazioni di questo tipo. Quando noi abbiamo una sigla seguita da una slash e da un'altra sigla, da un'altra nota, significa che tutto quello che si trova prima della slash è l'accordo e tutto quello che si trova dopo la barra trasversale è il basso da utilizzare. In questo caso, per esempio, appunto si tratta di un accordo di Mi bemolle, ma col basso non di Mi bemolle, bensì col basso di Sol. Nella divisione che abbiamo fatto finora significa che la mano sinistra suonerà la nota Sol. Tenete presente che questa cosa può accadere sia con note che fanno parte della triade, ma anche con note estranee alla triade. Ad esempio possiamo avere un accordo, sto inventando, un accordo di Fa maggiore, slash, nota Sol.
Il Sol non fa parte della triade dell'accordo di Fa maggiore, sarebbe la sua nona per intenderci, ma questo sta a significare dal punto di vista pratico che dobbiamo suonare l'accordo di Fa con il Sol al basso, quindi con la nota Sol suonata dalla mano sinistra. Ci sono poi altri due elementi di novità. Il primo è legato alla grandezza della battuta di questo brano. Il brano è in 12 ottavi, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo all'interno di ogni battuta 4 movimenti completi, ciascuno dei quali è costituito da 3 ottavi, è tripartito, quindi noi abbiamo i nostri battere sul primo, sul quarto, sul settimo e sul decimo ottavo di ogni battuta. Applicheremo qui una ritmica a ottavi, quindi sulla falsa riga di quello che abbiamo visto nel video precedente, proprio sulla ritmica a ottavi, che vi invito a riguardare o a guardare se non lo avete ancora fatto. Ma trattandosi di una ritmica particolare, appunto di una grandezza della battuta pari a 12 ottavi, abbiamo più ottavi da riempire rispetto a una ritmica da 4 quarti. Quindi utilizzeremo una combinazione leggermente differente. Che cosa succede dal punto di vista pratico? Succede che in corrispondenza del cambio accordo suoneremo con la mano sinistra il basso e con la mano destra sul primo ottavo il bicordo superiore, quindi le due note più alte che abbiamo scelto del nostro voicing. Gli altri due ottavi successivi al cambio accordo verranno riempiti con il pollice della mano destra sul secondo ottavo e un ribattuto del basso sul terzo ottavo, per poi continuare con questa successione. Quindi primo ottavo le due note superiori del voicing, secondo ottavo la nota inferiore del voicing con la mano destra, terzo ottavo un ribattuto del basso. Vi faccio vedere un esempio. Ovviamente, quando cambia l'accordo, avremo cura di fare come abbiamo fatto all'inizio, quindi di suonare sul primo ottavo del cambio accordo il bicordo superiore della mano destra insieme al basso, che sarà l'unica situazione in cui il basso suonerà in battere. Infine c'è un ulteriore elemento di novità, proprio per varietà, proprio per esigenza del brano e proprio per fermare un pochino la ritmica, ho scelto di introdurre all'interno di questa piccola trascrizione, di questo arrangiamento, due stop. Che cosa sono gli stop? Sono degli elementi in cui appunto la pulsazione ritmica si ferma, quindi il pianoforte smette di fare gli ottavi. Vengono indicati in partitura con una siglatura appunto da ritmica, quindi quando vedrete in partitura questo segno qui, quindi l'indicazione di una figura generica da percussioni con l'ottavo seguito dalle pause, vorrà dire che la nostra ritmica suonerà quel battere per poi fermarsi fino all'inizio dell'accordo successivo. Comunque vedrete tutto questo molto chiaramente nella sovrapposizione dell'accompagnamento pianistico rispetto alla base che troverete tra poco. Infine, per rendervi le cose ancora più facili, trattandosi di una mia trascrizione di un giro armonico in fin dei conti, ho scelto di realizzare una partitura in PDF e di mettervi un link per poterla scaricare liberamente. Quindi qui sotto in descrizione, oltre ai link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per girare questi video, trovate appunto anche il link per scaricare il PDF e avere di fronte una partitura mentre suonate la vostra versione di Perfect sovrapposta alla mia base. Ecco quindi che a seguire in questo video troverete due cose. In primo luogo troverete la base di Perfect che ho realizzato per voi, sopra la quale vi è un'esecuzione fatta da me di questo accompagnamento pianistico secondo le regole e i consigli che abbiamo appena visto in questo video.
A seguire vi ho messo la stessa cosa, quindi sempre la base realizzata da me e l'accompagnamento pianistico parimenti realizzato da me, però in questo caso il suono di pianoforte è in mute, quindi a voi serve soltanto per avere un riferimento visivo, ma se volete il suono di pianoforte dovete sovrapporlo suonando voi. Le mie mani che si muovono fungono da riferimento se avete dubbi sul punto in cui siamo arrivati, sul voicing da utilizzare, sulla ritmica da adoperare o sugli stop. Vi lascio quindi a queste due versioni, una versione da guardare e una versione appunto sulla quale suonare. Mi auguro sinceramente che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina. Sono tre gesti semplici che a voi non costano nulla, ma per chi fa video sono gesti molto molto importanti. Vi ricordo che mi trovate sui social, quindi su Facebook e su Instagram, e mi trovate alla Scuola di Musica Vivaldi, dove insegno da tanti anni con orgoglio e della quale porto con altrettanto orgoglio il logo nei miei video didattici. Vi do appuntamento ai prossimi contenuti del canale e vi lascio appunto con le due versioni di Perfect, una da guardare e una sulla quale suonare voi, scaricando il PDF che vi ho messo in descrizione. Alla prossima!